Allora, maestro, dove dobbiamo andare adesso? Dobbiamo tornare indietro, eh? Però se lei mi parlasse sarebbe un po' meglio, no? Per entrambi. Ok, siamo usciti dal drago. E adesso? Maestro, mi parli, per favore. A parte che la sua coda non sembra per niente quella di un bue, ma sembra una sirenetta, mi scusi, eh. Sembra un tritone. E ora? Maestro? Maestro? Forza, ci dica dove andare. Ci mostri la via, per favore. Ci dica esattamente quello che vuole che noi facciamo. Io ho capito che vuole che torniamo indietro, ma non so fino a che punto devo tornare indietro. Quindi se me lo dice, se inizia ad andare, mi fa un piacere, dai. Oh, devi capire una cosa. Dimmi, Cole. I draghi di Komodo sono dei saccheggiatori che distruggono tutto ciò che toccano. Poi si spostano per distruggere qualcos'altro. Le cose e gli esseri che sopravvivono qui devono essere tosti. Già. E se arriveranno in massa alla città di Goldman, la lasceranno desolata come questo luogo. Certo, come New Marine. I draghi di Komodo. Esatto. Prepara. I Komodo di draghi. Tutto della tua vita. Spirale Kufufa. Andata? Perfetto. Dai, forza, forza. Dov'è il drago? Dato una culata volante che se la ricorderà per sempre in prigione. Beh, è stato facile, no? Allora, aspettiamo che arriva qua. Opa! È stato facile. Sei pronto? Una lezione. No, ma parla con la voce ancora più bassa, magari ti sentiamo poi. È più alto il volume della cascata, dannazione. Ho preso un trofeo per non si sa che cosa, però. Ah, sei sopravvissuto, eh. Bravo. Un altro trofeo per non si sa che cosa. Da dove è uscito, maestro scimmia, però? Da dove è uscito? Dal muro. Maestro scimmia è un fantasma. Questi draghi sono molto tosti. Ma non sanno cosa li aspetti. Un paio di calci in faccia. La guardia desertica non vale nulla. I draghi mascherati che abbiamo incontrato in città erano ben armati, disciplinati e molto più pericolosi. Dobbiamo trovare quei draghi. Ah sì? Allora forse dovremmo dividerci e cercarli. No, dividersi non è una buona scelta, proprio perché io non ho idea dove cazzo dobbiamo andare ogni volta con te. Te lo giuro. Fantastico. Grazie, Po. I draghi hanno preso tutto. Maestro Scimmia. Chi l'avrebbe mai detto? Scimmia, avete visto Scimmia? Ma non abbiamo visto molto Kung Fu. È passato come un fulmine con dei draghi di Komodo mascherati attaccati alla coda. Non ha preso neanche un tè. Sono certo non volessi offendervi, dove era diretto? A ovest, è andato a ovest. Andiamo a ovest allora, quindi devo tornare già indietro? Allora aspetta, fammi vedere sto accampamento, va. Fammi vedere se c'è qualcosa di utile. C'è un portone e c'è, ecco, esatto, un simbolo rosso. Che tanto, diciamoci la verità, non serve a una sega. Eccoci qua. Allora, dove siete? Cioè, o meglio, dove devo andare? Trovate impronte di scimmia e una valanga di tracce di draghi di Komodo. Oh, contento tu, Po. Se ne sei convinto. E scimmia e gli stessi criminali mascherati che erano in città. Con che emozione, però. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco. No? Non è uno stendardo? Sto passando il tuono. Va bene, sì, nel vuoto, però hai fatto quella mossa, ma chi se ne frega. Prendi quel martello. Un po'. Come lo prendevo, non mi ricordo. Come si prende sto martello? Vabbè, chi se ne frega. What time? What time?
Maestra Scimmia! Scimmia! Oh, già, sono qui per salvarti. Ok, ma chi salverà te? Mi salverò da solo. Spirale Kufuf. Ma solo uno ce n'era? Che palle. Ho sprecato la spirale Kufuf per niente. Ecco qua, a posto. Andiamo a prendere il martello, perché giustamente non lo potevo fare prima. Giusto, giusto. Prima sarebbe stato troppo comodo. Fammi vedere. No, eh? Probabilmente ci fa passare tra poco. Vai, Thor! Cazzo, ho appena realizzato che dopo God of War l'ultimo, questa scena qua e chiamare Po Thor non è poi così sbagliata. Shakaboo. Wow. Avevo paura di spiaccicare anche te. Già, anch'io. Oh, ho trovato il nascondiglio dei draghi di Komodo. Per quello il loro esercito mi stava alle costole. Un esercito ben nutrito a giudicare dalle tracce. Mi ci puoi portare? Certo. Certo. Non c'ho voglia, che palle. Va bene, io intanto. No, dove? Ah, sì, trofei. Allora, ecco qua. Perché sembra che queste rocce si possano rompere? Tranquillamente, tra l'altro, aggiungo io. Sì, ti ci porto io, ma dove? Andiamo a vedere. Altri draghi di comodino. Io intanto ho bisogno di un po' di energia. Aia, aspetta, c'hai ragione. I miei pugni bramano giustizia. No, quella è la tua pancia. Hai usato la spirale Kufuf, non l'attacco del maestro Croc per attaccare. Mi dispiace, ma questo giro è sbagliato. Ewa time. Odio ogni singola cosa che dici qua ormai. Non ti sopporto proprio. Spirale Kufuf. Ecco qua. Spirale Kufuf. Morti? Ancora vivo sei. Quante ancora ti ci vuole per morire? È la Madonna. Che brutta ed enorme barricata. L'hanno costruita i draghi di Komodo. Dobbiamo riuscire a oltrepassarla. Ma tu eri dall'altra parte. La vostra tecnica fantastici. A dire il vero, Po, credo che sia il momento di insegnarti il colpo di tuono. Devi centrarti e concentrarti sul Chi, la tua energia interiore. Ecco, allena il colpo di tuono su queste casse. Quadrato, lo sapevo. Colpo di tuono! Sì! È diventato Thor veramente, Po. Vabbè, guarda, non ho nulla da aggiungere. Putor, topor. Oh, Gesù. Aspetta, scimmia, sono già stato qui. Sei già stato qui? Ma non sei lì? Sei già stato qui. Questa porta conduce a una serie di tunnel. E non si aspettano che arriviamo da qui, no? Buyashaka! Buyashaka. Ma c'ha ragione sospirare così, scimmia. Cazzo, sei insopportabile. Tu le tue stronzate. Mamma mia. Buono. Beh, forse ora sanno che stiamo arrivando. Guardate quante macerie. Ci servirà Mantide per passare oltre. Ottimo. Posso infilarmi ed eliminare le macerie? Nessun problema. Da dove è arrivato Mantide, scusami? Come ha fatto Mantide a tirare via tutte quelle macerie con un colpo solo? Capisco che è un maestro, però cazzo. Vediamo questi mistici tunnel. Bene. Un paio di maestri di Kung Fu. Le vostre abilità non vi aiuteranno. Ah sì? E tu chi saresti? Era meglio non chiederlo. Oi, dove è andato maestro Bubbo?
Ma a parte che è un drago di comodino, però con una skin da... Da Taifu, guardalo. È Taifu dei draghi di comodino questo. Wow, che difficoltà, mamma mia. Vieni qua. Spirale, kufuf. Muori. Ciao. Spirale Kufuf. No, non è vero. Tuono di pugno. Pugno di tuono. Esatto. Sai cos'è che mi dispiace? Che non ci siano tutte le combinazioni che c'erano nel primo gioco. Veramente. Quelle erano belle. Sotto quel punto di vista, il primo gioco aveva delle bellissime combinazioni. Ma dai, tutto qua? Non proprio. Poca ancora paura. Tu? Ho visto cannoni più grandi. Mi sono fumato cannoni più grossi di quello. Ma basta un colpo per ammazzarli, ma che palle. Il colpo di tuono qui non è così forte come sembra. Certo, togli un sacco di nemici in un'asta, in un'ampia area, però. Dai, sparami, ti sfido. Sparami a questa distanza, forza. Non hai il coraggio, eh. E allora tuono di pugno. Dai, come hai fatto a non colpirlo, che palle. Mamma mia, la distanza. Quando è relativa a volte. Dai. Muori. Oh! Scimmia, come sei arrivato oltre? Esatto. Uomo di soppiatto, andiamo, ti porto alla stanza superiore. Coraggio. La stanza superiore. Vediamo la suddetta stanza superiore. Come cavolo fa a tirare su quel panda? Lo sa solo scimmia. Ah, il grande possesso. Ma sembra Thanos. Essere arrivato fino a qui cambierà solo una cosa in te. La tua morte. Quale? Passerai da maestro di Kung Fu a guerriero smarrito. Ascolta, lucertola ladra, non mi fai paura, ti posso sconfiggere. Non credo che ne avrai la possibilità. Rimarrai sepolto. Io le pietre dell'infinito. Vabbè, contento lui. Spirale cofuffa. Madonna mia. Crolla veramente tutto qua, what time. Ah, Pietro Baldi, io ti amo, ma cazzo, su certi personaggi mi dispiace anche che ci sia la tua voce. O meglio, su certi giochi. Veramente. Poi c'è ancora un drago di comodino qua, eh. Uno, cioè sono tre, quattro. Donna mia. Ma quanta gente sta arrivando? Ah, mi sa che è uno scontro di quelli infiniti ormai. Mi sa che è meglio che ce ne andiamo e basta. Non sai fare meglio. Ecco fatto. Andiamo, ce ne va. E tanto loro rimangono lì fermi. Va bene. Altra gente? Ovviamente c'è altra gente. E io me ne vado.
Perfetto, siamo riusciti a uscirne vivi. Wow! Come era ovvio pensare. Un maestro Bue. Un maestro di Kung Fu. Ma se non ha fatto niente lui. Sempre modi diversi per spostarsi. Ma vai a cagare, va. Bisogna trovare l'ultima delle lame oscure e riportarla alla città di Kung Men. Hanno un valore simbolico enorme per i draghi di Komodo. Sì, okay, sì, sì. Penso io. Maestro, vado a cagare, dai. Ok,